Visto che poco tempo fa ho fatto il tutorial del Jump Frog, possiamo continuare per questa strada e vedere un esercizio che richiede ancora più esplosività e coordinazione. In questo esercizio ci sono due varianti, una con il push-up e quindi richiede un po' più forza, e l'altra solo per la spinta dell'anca. Con la giusta programmazione questi esercizi sono molto utili sia nei sport di resistenza che quelli di potenza. Il primo, quello più semplice, si parte dalla posizione di plank, si contraggono i glutei fino ad estendere al massimo le anche. Come per il jump frog, si fa partire il bacino e si alza, solo che invece di andare avanti con entrambe le gambe, si va avanti con la gamba sola e si tolgono le mani. Uno, due. Qui si può restare dritto con il busto o fare una torsione verso la gamba davanti. Appoggio le mani e torno giù. Scendo, contrango, estendo. Vista da davanti, contrango i glutei, estendo. Appoggio le mani, torno, estendo. Attenti che il ginocchio non casca all'interno. Ok? La seconda versione, un po' più difficile, prevede di scendere in punto isometrico, quindi in push up, e di fare la stessa cosa, quindi andare avanti con la gamba, spingendo con forza il pavimento. Quindi le mani. Sempre stando attenti che il ginocchio non cade all'interno. Vediamo alcune ripetizioni di entrambi gli esercizi.